Il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente ha dichiarato martedì in una conferenza stampa a Lisbona che la gravità della siccità in Portogallo è davvero impressionante e ha invitato il paese ad adottare misure più efficienti di utilizzo dell'acqua, soprattutto nel settore agricolo. A fine agosto l'intero Portogallo continentale stava affrontando una siccità estrema a seguito di quattro ondate di calore. La regione di Braganza è ancora in condizioni di estrema siccità. Siamo a Carranzeda de Ancienzo, uno dei comuni portoghesi più colpiti dalla siccità. Questo comune è uno dei maggiori produttori di mele della regione agraria di Trás-os-Montes, quindi la situazione è ancora più problematica. Quest'anno è stato terribile, è tutto molto doloroso. Non abbiamo nemmeno guadagnato a sufficienza da coprire le spese. C'è stata la grandine, c'è stata una tempesta e poi abbiamo avuto molto caldo e mancanza d'acqua. Non potevamo nemmeno nutrire le piante in modo adeguato. Era tutto contro di noi. Abbiamo avuto un'estate molto calda e molto secca, con ondate di calore, per cui la crescita dei frutti è stata ridotta, anche a causa della mancanza di acqua, che ha reso questa raccolta piuttosto drammatica e molto negativa per gli agricoltori. Luis Veiga produce normalmente tra le 400 e le 500 tonnellate di mele all'anno, ma quest'anno non ne ha prodotte neanche la metà. Tutti i costi di produzione sono aumentati. Tutte le mele saranno vendute a un prezzo molto più basso all'industria, circa 6 centesimi al chilo. Il mercato non compra mele in queste condizioni e i produttori di mele sperano di trovare soluzioni per i prossimi anni con l'aiuto del governo. Spero davvero che riceveremo finanziamenti per costruire nuovi laghetti e per fare nuovi investimenti. Avremo bisogno di molto aiuto, soprattutto per quanto riguarda la copertura degli alberi, altrimenti ci saranno sempre più danni causati dalla grandine e dai fulmini.